Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video sono andato avanti con la storia. Ho completato una missione principale, che era quella di sfidare uno Yankutku impazzito, e questo sostanzialmente ci ha sbloccato il viaggio rapido. Abbiamo anche imparato le lotte con il tenente Dan, che ci ha insegnato a combattere contro altri rider. E ora bisogna andare a parlare con il capo villaggio Omna. Sinceramente a me sto vecchiarello è un po' duro da digerire, perché parla in rima e non mi piace molto. Quanto tempo è passato e quante ne ho imparate, sì. Tu sei diventato un rider in un battibaleno, grazie. Oh, la nera foschia è vicina e io temo parecchio. E dunque ora vorremmo sapere, è flagello nero che dobbiamo temere? Se non lo sai tu, che sei il saggio, fa attenzione là fuori, che certo non v'è penuria d'errori. Di cose in natura ne sono cambiate tante, di tempi in cui eri un felice lattante. E anche tu mi sa, eh? Non sottovalutare nessun particolare, ovunque flero flagello si può celare. Ah, è stato veloce stavolta? È stato velocissimo, grazie. Oh, a questo punto, chi è questo figuro? Giovane spensierato. Allora, era la foresta dei sospiri. Sono tornato qui di corso, ho persino lasciato i funghi che avevo colto. Ma che... cosa hai visto? Non ho letto io, non me l'ha detto. Vabbè, dovremmo dare una mano? Oddio, chi è? Dan, ma tenente Dan, le ho detto. Non posso entrare nella landa sacra? Ah, ma quindi è lì che devo andare allora. È probabile che ci sia un mostro infetto qui vicino se arriva qua la foschia nera. Sì, devo andare. No, tu devi andare ad indagare, ma ti vengo a dare una mano io. Nel frattempo potrebbe arrivare un altro mio mostro a rizza pellicce. Dai, ovviamente dobbiamo andare anche noi, è giusto così. Preghiamo ovviamente per la buona riuscita della missione. Ecco qua, ci buttiamo dentro un po' di soldini. Oh, perfetto, esperienza extra ricevuta. E siamo pronti ad andare. Non accetto missioni secondarie, però aspetta. Eh sì, la gattovana mi serve, perché magari mi porta un pochino più avanti rispetto a dove da dove parto. Quindi magari siamo un pochino più vicini. Ed è giusto così. Oh, dove va? Oh, fermati. Oh, allora. Ah, oh, mi sembrava una persona. Ah, la chiosco della gattovana. Quindi... ah, da solo aperto. Bastava avvicinarsi allora. Pensavo di doverci interagire in qualche modo. Oh, e siamo qui. Qua non c'è niente, andiamo avanti, dai. Quindi ora ci addentriamo proprio nel cuore della foresta. Ci sono già stato altre volte qui per le altre missioni. E c'era anche un Arzorus da sconfiggere, bello forzuto. Ma non siamo mai andati oltre questo punto nel quale stiamo andando ora. Ecco, oltre questo non ci siamo mai stati. Devo sconfiggere anche 5 bullfango, quindi intanto magari vengo facendoli. Va bene. Ci sono questi Kelby in giro che però non mi lasciano nulla, non me la raccontano giusta. Molto strano. Oh, ecco, questa è la parte nuova della foresta che l'altra volta non abbiamo potuto visitare. Ok, qui l'acqua è bassa e posso andarci. Tesoro qui che mi dà cote. Ah, la cote potrebbe tornarmi utile. Chissà, chissà, vedremo poi. Magari per le armi. Oh, oh, ora sì. Yes, mi piace. Oh, eccola. Siamo ancora nella foresta dei sospiri, ma questa è una zona un pochino più remota. Ah, che bella. E devo andare proprio sopra, anche perché poi lì finisce la strada, ma c'è una tana? O sbaglio? E quella voglio visitarla invece. Sì. Sono deciso a visitare questa tana qui. Se è una tana, oppure è solo un luogo sacro, perché c'è una statua lì a guardia. Può essere? Ah no, aspetta! Scusa, aspetta, questo non è un posto dove si può purificare la pietra del legame? Sì! Oh no!
Ah, mi sembrava uno di quei posti. Che peccato. Ah, ci picchia. Per un attimo mi sono esaltato, invece non era. Ah, posso recuperare i punti salute grazie a questo gattino? Ok, grazie. Quindi è solo un punto di ristoro. Cioè, solo. Binocolo per 5, con il quale posso vedere i prossimi attacchi dei mostri. E quindi decidere quale abilità usare, se velocità, tecnica o potenza. Ah, va bene. Oddio, non è proprio malvagio il posto qui, eh. Gli dà. Certo, avrei preferito un punto per potenziare la pietra del legame. Però non buttiamo via nulla. Ce lo facciamo andare bene comunque. Beh, devo farmelo andare bene comunque, non ho altra soluzione. Ma qui? Oh. Ok. Oddio, un altro di quei... di quei porcellini, i pughi. Baitato. Vestito da girino. L'importante è che l'abbiamo trovato. Beh, prima o poi, dato che ne ho trovati un bel po', dovrei seriamente leggermi quello che possono fare per me. Vabbè, raccolgo anche qua la pittura. Semi armatura. Ah no, questo è meglio. Molto, molto meglio. Però mi serve da trovare anche 3 piante di aloe. Il problema è che non si trovano. Piante, 3 foglie. Non si trovano. Possibile da trovare. Oh, perfetto. Obiettivo raggiunto e posso andare tranquillo ora. Cosa c'è qui? Ah, questi due. Ah, ma c'è tanta roba qui che non ho visto prima. Che cos'era? Tappo di bottiglia. Oh. Non so come usarlo per il momento, ma... l'utilizzo arriverà da sé. A parte io raccolgo tutto alla fine dei conti, quindi... Wow, che bello. Tanto, pieno di mostri. Insomma, l'ambiente è bello cicciotto, bello pieno. Ah, ma ora ci stiamo avvicinando, eh. È bello perché poi, quando sei in sella al mostro, puoi... Buono pass zampa? Puoi raccogliere gli oggetti senza che faccia l'animazione. Oh. Senza che faccia l'animazione. E quindi vai più veloce. Landa sacra, eccoci. Oh. Forse è qui che però potrò purificare la pietra del legame e quindi potenziarla. Questo l'ho già visto, è un minerale del legame. Vorrei tanto ricordare, ma non posso. Osso. Ah, che fame. Dai, Nardacuga di prima! In sella, amico! Stavolta la risolviamo! Guarda, lo spero davvero! Quindi è lo stesso Nardacuga dell'altra volta. Ok, allora... posso anche colpire... la testa? Perdiamo le forze? Ma come? La barra legame non sale, sarà prima del flagello? Gna, cosa facciamo adesso? Non ne ho idea, amico mio! No, attacca velocità lui. Vabbè, mamma mia, che botta. Ho un'idea, distruggiamo la testa! Così dovremmo indebolire il flagello. Quindi andiamo con tecnica se lui attacca con velocità. Bene, sconfitto. Ottimo. Tecnica, attacchiamo ancora la testa. Oh no! Le sue probabilità di attacco critico aumentano. Mm.
Colpo superiore alla testa? No! No! Mannaggia! Ah. Bravissimo! Grande! Grande! Allora, ce l'abbiamo fatta, socio! Guarda! Il flagello è indebolito! Facciamogli vedere le nostre abilità legame! E non ce l'ho. Cioè sì, ce l'avrei, ma me l'ha rotta. Allora, oggetti. Il nemico finirà a terra. Allora, calma. Coltello da lancio. Lui attacca sempre con velocità, quindi andiamo con tecnica. Zanne assassini, wow. Però conta sulla velocità la zanna assassina. Bomba di Aculei. Oioi. Wow. No, oggetti, devo curarmi. 100 PV a me? Sì, dai. No, che cavolo. Si arrabbia, ho capito. No, attacco potenza, no. Ma insomma, ma è impossibile. Allora, così, dai. Bene, attacco velocità, vinco io. Aumento legame, bene. Eh sì, mo ti faccio vincere, aspetta. Incel, amico mio. E abilità legame. Speriamo di scamparla. Mi ha davvero fatto vedere i sorci verdi. Bene. No. Ok, no. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Cavolo, critico. Ho capito, però, amico mio. Ok, vinco io. No, andiamo indietro. Oh, vai, doppio attacco. Oh, iaioi. Forte. Stavolta era molto più forte. Sono debole. A parte che ho giocato male, dovevo curarmi prima. Ce l'abbiamo fatta, socio! Che succede? Ho due pietre del legame! Giaggi Salterino ha purificato il flagello nero. La luce della pietra puoi sfruttare e così il flagello purificare. Oh, come brilla! È brillante come noi! Non è stata colpa del povero mostro, era controllato dal flagello. Ma quindi Nargacuga è morto ora? Puoi aggiungere mostri di rarità 3 alla squadra. Ok. Ha ucciso un Wyvern. Ah, era un Wyvern quello. Ok, ho capito. Devo andare avanti comunque. Non si può. Ma vabbè. Ecco. Ora ci siamo. Ma qui non è dove abbiamo cominciato l'avventura? Mi pare quello è il posto. Ehi, ti va di vedere il mondo insieme?
Aspettaci, Miondo! Arriviamo! Giovane Rider! È stata una battaglia incredibile! Hai sconfitto il nemico e bandito il flagello! Hai fatto davvero un ottimo lavoro! Davvero incredibile! Ora sei un Rider con tutti i crismi! Allora possiamo andare a vedere il mondo, vero? Ai Rider non è concesso andare nel mondo esterno. È il codice del Rider. Oh, che déjà vu! Dissi la stessa cosa a te quando eri più giovane. Sotto di noi la terra dei cacciatori che mantengono i loro valori. C'è chi alleva, c'è chi caccia. È ovvio che ognuno il suo dovere faccia. Il codice dei Rider di proteggerlo, giuriamo. Ma all'altro cammino, porci non osiamo. La città dei cacciatori è oltre quella montagna, laggiù. Un momento, possiamo andare? Ma non sarà facile. Vi avverto, ci saranno pericoli dietro ogni angolo. Non è il momento di dubitare. Vuoi comunque andare? Cerca sul monte un certo Wyverniano. Sa del rituale sciamanico e ha un bibliotecario arcano. Dicono che Wyverniano che conosce il rituale sia un bellissimo giovane. Sono passati anni da quando lo incontrai. Pare viva ancora sul monte, sai? Capito, lo troveremo. Ora siete preparati. All'avventura siete destinati. Andrea alla grande, facciamo il tifo per te!